Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz e benvenuti per questa nuova diretta di Osservatorio Antimafia. Con voi come sempre Antonella Entrenò e Ugo Lombardi. Saluto la regia centrale, Rosario Moreno da Treviso, che ringrazio per il supporto. Ciao Rosario. Grazie, buonasera, buonasera a tutti quanti. Saluto Massimo Bonella, editorialista di PianetaOggiTV.net da Venezia. Ciao Massimo, bentrovato. Sì, buonasera a tutti. E saluto l'ospite di questa sera, la nostra garanzia, Aaron Pettinari, caporedattore di antimafia2000.com. Ciao Aaron, benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao Aaron. Grazie a tutti voi, una buona serata ai radioascoltatori. Allora Aaron, gli argomenti di questa sera sono davvero tanti e cercheremo di farci bastare l'ora a nostra disposizione. Per il momento passo la linea a Rosario Moreno per i consueti saluti al condominio di Radio Saiuz e di seguito a Massimo Bonella per gli aggiornamenti. Prego Rosario. Grazie Antonella, allora buonasera a tutti quanti, come al solito faccio la mia lista della spesa. Questa trasmissione va in onda a reti unificate su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana, Modena Noi Radio sempre da Modena, ovviamente anche su Radio Sites e Radio Sites Classic. Per la Web TV siamo presenti sulla pagina Facebook, su due canali YouTube, sul nostro sito radiosites.it e poi su Dailymotion, Ustream, Vogue Live e quanto più ne mettete, siamo a posto. E Dailymotion, ecco, non mi ricordavo Dailymotion. Perfetto, con questo è tutto, Antonella, ti ripasso la linea. E giro immediatamente a Massimo Bonella per le ultime notizie. Prego Massimo. Sì, grazie Antonella, Entrenò. Dunque un saluto anche a Ugo Lombardi. Ecco, c'è un aggiornamento, vi parlavo nell'edizione di Spazio Aperto delle 18.30 di questi incendi che stanno interessando gran parte d'Italia, soprattutto al centro-sud. Ecco, puntiamo un attimo l'attenzione sul Vesuvio, perché c'è appunto questo aggiornamento che vi dicevo pochi secondi fa. Sui roghi attorno al Vesuvio e diversi comuni della provincia di Napoli si indaga per incendio doloso, lo comunica la procura di Torre Annunziata. Per ora le accuse sono rivolte contro ignoti. Le indagini potrebbero avvalersi di immagini dall'alto. Perseguiremo i piromani con la massima determinazione, è un reato punito con 15 anni e se qualcuno ha incendiato il Vesuvio lo voglio vedere in carcere per 15 anni, così il ministro dell'ambiente Galletti. Per far fronte all'emergenza si valuta l'intervento dell'esercito, aggiunge sempre Galletti. Bene, c'è un'altra notizia, ma ve la do perché altrimenti vi porto via troppo tempo, perché dobbiamo andare con la pagina dall'Istria sempre brevemente. Abbiamo praticamente la collaborazione con Unione Italiana, Maurizio Tremul, una delle massime rappresentanti delle rappresentanze istituzionali dei nostri connazionali che vivono in Istria slovena e in Istria croata, ricordo appunto territori che prima erano sotto l'Italia. Ecco, c'è questa collaborazione dove ci mandano delle informazioni molto interessanti. Innanzitutto partiamo con la prima, che è la seguente: c'è stato un incontro a Trieste, cioè Furio Radin a Trieste per il vertice sui Balcani occidentali. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Angelino Alfano, ha accolto a Trieste i capi di Stato di governo di Austria, Croazia, Francia, Germania, Regno Unito, Slovenia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Fyrom, Serbia, con i rispettivi ministri degli affari esteri, dei trasporti e dello sviluppo economico, nonché Federica Mogherini, alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza per il vertice internazionale dedicato ai Balcani occidentali. Si tratta di un incontro istituzionale atto a stimolare il processo di adesione all'Unione Europea da parte di quei paesi dei Balcani occidentali che ancora non vi fanno parte. Il vertice di quest'oggi è un'occasione per favorire l'integrazione e lo sviluppo economico di questa macro regione, partendo innanzitutto dai trasporti e dalla connettività. A margine del suo discorso iniziale, Angelino Alfano ha incontrato l'onorevole Furio Radin, che vi dicevo poco fa, il presidente dell'Unione Italiana, Furio Radin è presidente dell'Unione Italiana e vicepresidente del Parlamento croato, invitato al vertice di Trieste.
Poi ancora abbiamo la giunta esecutiva dell'Unione Italiana che si è riunita a Rovigno. Andiamo un po' in sintesi, il consiglio di programma del RTV di Slovenia che si è tenuto lunedì scorso a Lubiana, ci sono appunto anche qui delle informazioni. Andiamo avanti, a Venezia una mostra sull'Adriatico aperta al pubblico, è stata inaugurata martedì 11 luglio a Venezia presso la sede della Regione Veneto a Palazzo Ferrofini, la mostra Patrimonio Fortificato, Scorci Inconsueti dell'Adriatico, promossa dalla Marco Polo System Geie e dalla comunità degli italiani Santorio di Capodistria nell'ambito del progetto CAMA, Centro per le architetture militari dell'Alto Adriatico, progetto di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia che vede la Regione Veneto assessorato alla cultura, direzione beni, attività culturali e sport quale leader partner. Dunque andiamo avanti, c'è una notizia purtroppo triste, è scomparso Manuele Braico. Mancato pochi giorni fa a Trieste, Emanuele Braico, esponente di spicco degli esuli, vicepresidente dell'Università Popolare di Trieste, una figura molto vicina alla realtà della comunità nazionale italiana, il presidente dell'Unione Italiana, l'onorevole Furio Radin, ha commentato così la sua scomparsa. Amava la sua terra, l'Istria, senza fare distinzioni tra esuli e rimasti, pur avendo un ruolo di spicco nell'associazionismo della nostra diaspora. Apparteneva ad un mondo in cui i valori umani hanno ancora un significato e ad ogni morte di persone come lui, io continuo a sperare che la cultura istriana nel rispetto resista e continui ad esistere. Il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana Maurizio Tremul ha dichiarato di aver conosciuto Emanuele Braico relativamente tardi, fin da subito grazie alle sue indubbie qualità umane, alla sua cordialità, al suo profondo attaccamento per il suo popolo, abbiamo costruito una fraterna intesa e collaborazione. I funerali si terranno giovedì 13 luglio alle ore 11 presso la chiesa della Beata Vergine Addolorata a Valmaura a Trieste. Poi ancora inaugurata a Fiume la nuova mostra di Stefano Benazzo. Proseguiamo, incontro tra Unione Italiana e la comunità degli italiani di Veglia. E arriviamo ad un appuntamento, precisamente a due appuntamenti, dunque uno a Isola d'Istria, venerdì 21 luglio alle ore 21 a Piazza Manzioli si terrà Isola Music Festival, concerto con Rudy Buchar e Istra Bandi, arrangiamenti di musica popolare istriana e musica d'autore. Ad invitarvi è la Can Costiera di Isola. Ci spostiamo in Toscana, venerdì 14 luglio alle ore 21.30 al Centrum 7 Sois 7 Loas di Pontedera si terrà l'apertura della mostra Rock Leva Ivancic. La mostra, promossa dal Centro Culturale del Festival, rimarrà aperta al pubblico fino a martedì 10 ottobre. Tutto per la pagina dell'Istria alle 22.09, restituisco la linea immediatamente a Ugo Lombardi e Antonella Intranò per la conduzione di Osservatorio Antimafia. Se avete un ospite molto interessante, molto importante. A voi la linea, noi ci sentiamo al termine per eventuali aggiornamenti di rilievo. Grazie Massimo, grazie sempre per la tua puntualità. Allora Aaron, siamo ormai prossimi ad una data estremamente importante, lunedì 17 luglio alle ore 20 presso l'atrio della Facoltà di Giurisprudenza in via Macheda 172 a Palermo, in occasione dell'anniversario della strage di via D'Amelio avrà luogo la conferenza In che Stato è la mafia, organizzato dall'Associazione Culturale Falcone e Borsellino in collaborazione con la Rete Universitaria Mediterranea e Contrariamente. Dunque Aaron, sono passati 25 anni dal giorno in cui quella bomba uccise Paolo Borsellino insieme agli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Di Muli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Questa è una conferenza particolarmente importante e sentita, vuoi per i 25 anni trascorsi che purtroppo ancora non sono stati sufficienti ad avere una verità definitiva e completa rispetto a quanto accaduto è il 19 luglio e antecedentemente al 19 luglio, ed è importante anche e soprattutto per i relatori che saranno presenti, lo ricordo agli ascoltatori, ci sarà Nino Di Matteo, Giuseppe Lombardo,
entrambi magistrati, Gianfranco Donadio, Antonio Ingroia, Saverio Lodato, Salvatore Borsellino e il direttore di Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni. Il moderatore sarà Maurizio Torrealta, giornalista RAI, ben conosciuto al pubblico. Dunque Aaron, sono passati 25 anni, di solito dopo un periodo di tempo così lungo si è soliti fare un bilancio, e rivolgo a te la stessa domanda che dà il titolo alla conferenza: in che stato è la mafia oggi? Chiaramente il titolo ha una doppia appunto valenza, un doppio senso, diciamo, se vogliamo, si può leggere in due versioni. Sì. A 25 anni di distanza credo che la prima cosa da dire è proprio quella che appunto, nonostante i tanti processi, nonostante gli arresti che ci sono stati, nonostante le tante cose che sono magari cambiate con i boss stragisti che sono stati messi in galera, tutti tranne uno, Matteo Messinenaro è rimasto sempre libero, e nonostante, diciamo, da un punto di vista culturale sono ovviamente cambiati alcuni aspetti, ci sono associazioni come Libera, Dio Pizzo, diciamo che dal punto di vista della conoscenza collettiva della società c'è stata sicuramente una risposta importante anche nelle scuole rispetto agli anni in cui, gli anni 80, gli anni 90, gli anni 70, ancora prima, comunque fino agli anni 90, quando di mafia di fatto non si parlava mai nelle scuole. Oggi non siamo in questa situazione, però il rischio è al contrario, è che si sottovaluta il fenomeno, che si crede che la battaglia è vinta. La mafia, l'abbiamo detto più volte, l'hanno detto moltissimi addetti ai lavori, proprio di recente cito anche la conferenza che abbiamo fatto in maggio, l'abbiamo visto con Scarpinato, Ardita e il collega Gianni Dragoni, di come la mafia oggi ha cambiato pelle, arriva a investire in borsa, ha una grandissima liquidità dovuta soprattutto al traffico di stupefacenti, si è alzata di livello, e di fronte a questo cambiamento da parte delle mafie che ci sono state con appunto sia diciamo in questi 25 anni, c'è l'altro aspetto grave, che è quello che appunto 25 anni dopo ancora ci sono tanti, troppi buchi neri rispetto alla verità di quella stagione di stragi che ha portato alla morte Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli 8 agenti di scorta, delle due scorte insomma, che li metti insieme sono 8, e di fatto queste mancate verità in un certo senso vanno a minare comunque la libertà del nostro paese, perché come diciamo sempre noi di Antimafia 2000, come riteniamo noi di Antimafia 2000, dal sangue di Falcone e Borsellino traggono le radici, della Seconda Repubblica. Aaron, però sembra permanere comunque un substrato culturale ancora estremamente ancorato, e con questo voglio portare l'attenzione su quello che è accaduto due giorni fa. Un substrato ancora molto legato ad una cultura, ad una subcultura mafiosa. Probabilmente c'è una identificazione o comunque una sorta di rassicurazione soltanto rispetto a quello che possiamo definire uno stato parallelo, uno stato nello stato. Mi riferisco naturalmente alla distruzione del busto di Giovanni Falcone accaduta due giorni fa nel quartiere Zen. Che segnale è questo secondo te? Sicuramente non è un bel segnale. Oggi c'è stata la risposta con l'ANM di Palermo, che ha voluto realizzare un murales, perché comunque alla questione della testa mozzata, la statua di Falcone, si è aggiunta poi dopo poche ore l'immagine di Falcone e Borsellino bruciata in un'altra scuola sempre qui di Palermo. Diciamo che sicuramente in una città come questa, dove si vive di segnali, è chiaro che questo è un segnale che va comunque interpretato. Io credo che non ci sono dubbi che il fatto soprattutto che queste cose accadono in una città e soprattutto come Palermo, e a pochi giorni dall'anniversario, e come per esempio sottolinea anche, no, il collega Saverio Lodato nel nostro editoriale, sì, che di fatto
un po' come è avvenuto, diciamo che questo è il secondo segnale quasi consecutivo, perché il 22 di maggio, il giorno prima di Falcone, è stato ucciso un boss mafioso per strada. Sì. Adesso siamo praticamente molto vicini alle commemorazioni e vengono colpiti in qualche maniera le immagini, viene colpita la memoria, viene offesa la memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Sia essa una bravata di qualche ragazzo o meno, comunque non è certamente un bel segnale, è il segno che comunque la strada da fare è ancora tanto tanto in salita dal punto di vista culturale, dal punto di vista, parlavo prima dei miglioramenti, è ovvio, se c'erano queste immagini in quei luoghi, chiaramente perché comunque c'è una parte di società che lotta, però al tempo stesso ancora il fenomeno non è affatto debellato, sconfitto, la strada è ancora lunga e, come dicevamo prima, è anche inserita in un contesto di trasformazione della propria pelle, quindi appunto è molto più economica di prima, magari è meno appariscente, presente sul territorio con le sparate, con le ammazzate che c'erano un tempo, però appunto ricordiamo il 22 maggio c'è stato un altro morto ammazzato qui a Palermo, quindi insomma c'è qualcosa che si sta in qualche maniera muovendo, e questi segnali sono gravi, sono comunque, vanno subito sedati, quindi bene oggi che la NM Palermo è voluta intervenire in qualche maniera, comunque inserendo il volto di Falcone Borsellino in un affresco, in una parete della scuola, in un murales, in una parete di una scuola. Ben vengano anche queste cose qui. C'è anche da dire, Aaron, scusami un po', che comunque questo episodio si è verificato in un quartiere veramente difficile, il quartiere Zen di Palermo non è certo considerabile come un quartiere residenziale, quindi evidentemente ancora una volta si conferma che l'assenza dello Stato ha la sua importanza. Se in un quartiere come quello Zen di Palermo non c'è una presenza consolidata istituzionale, naturalmente vuol dire lasciare ampio margine d'azione a quella subcultura nella quale ancora molti sembra si riconoscano. Assolutamente sì. Io sinceramente in questo momento anche credo che la cosa importante è che ci sia comunque, come dicevo prima, una risposta sì. da parte della società civile, da parte delle istituzioni, e in questo momento da questo punto di vista la risposta più importante forse la attendiamo appunto tra qualche giorno. Con le partecipazioni alle commemorazioni di Via D'Amelio, che appunto c'è il 25esimo anno di commemorazioni, che c'è Salvatore Borsellino che ha organizzato questa 3 giorni a cui noi partecipiamo, speriamo di essere veramente in tanti e speriamo di non sentire comunque quell'ondata di retorica, perché come dicevo prima è importante la memoria, ma è importante soprattutto ricordare, denunciare il fatto che 25 anni dopo molte cose non sono cambiate, anzi abbiamo ancora dei vuoti veramente troppo grandi che vanno colmati. Certo. Infatti sembra la città di Palermo, ma è un po' tutta la Sicilia, come tutta la nazione, una città più attenzionata, dove comunque la promiscuità la fa da padrona, una promiscuità che non potrà mai garantire una netta divisione fra i due diciamo colori o le due fazioni opposte diverse. E in queste ore, in questi giorni, Aaron, stiamo assistendo ad una distruzione del patrimonio boschivo di una regione, di due regioni in prevalenza, che mi portano inevitabilmente a fare un riferimento con una grossa presenza, diciamo, malavitosa, e questo magari può indurre a fare anche alcune considerazioni, diciamo così, ricattatorie, dove non ancora lo Stato ha preso sopravvento su quella parte che vive nel sottobosco di cui si parlava prima, e non solo nel sottobosco.
Ma anche questi sono segnali del tempo, sono delle situazioni che vanno sicuramente molto attenzionate, soprattutto nella zona dei Nebrodi, nella zona comunque del Messinese, il Catanese, in questo momento soprattutto là che si sta concentrando, sì, diciamo, la maggioranza di questi incendi. E a suo tempo c'era il presidente Antoci che proprio denunciava come nella zona dei Nebrodi c'era questa forte presenza delle famiglie criminali della zona, che proprio portavano in atto una serie di azioni di questo tipo, anche proprio per intimidire, per in qualche maniera ricattare e quant'altro. Io credo che ci possano essere tante riflessioni sopra questi incendi. Sicuramente c'è quello della criminalità organizzata. Aggiungo un'altra riflessione, provocazione, se vogliamo. Siamo un paese dove di canaglia se ne vedono veramente pochi, e mentre invece abbiamo ancora, compriamo e paghiamo gli F-35 agli Stati Uniti d'America, cioè sono quei paradossi a volte che si incontrano, no, nel corso della nostra storia, del nostro Stato. Io credo che nel nostro paese, io credo che si debba in qualche maniera, il riscatto passa anche da queste cose qui, nelle scelte che poi si faranno. Purtroppo l'inciviltà la lotta all'inciviltà non è una lotta semplice, perché a volte non si tratta solamente di inciviltà, ma appunto si tratta di qualcosa di più che poi porta dietro il marchio delle criminalità organizzate. Altro fatto che naturalmente ha colpito, avvenuto questa settimana, è il caso Contrada, Aaron. Riporto l'attenzione dei nostri ascoltatori ad un articolo pubblicato sul sito di antimafia2000.com, firma tua e del direttore Giorgio Bongiovanni. Caso Contrada, il concorso esterno e la revoca che non c'è. Mi permetto, Aaron, di leggere solo per un istante l'incipit dell'articolo, perché poi da questo si potrà sviluppare il discorso. Dunque, la Corte di Cassazione ha revocato la condanna di 10 anni inflitta all'ex numero 3 del SISDE, Bruno Contrada, accusato di concorso in associazione mafiosa. I giudici romani hanno accolto il ricorso del legale di Contrada, Stefano Giordano, che aveva impugnato il provvedimento con cui la Corte d'Appello di Palermo aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di incidente e di esecuzione. Dunque, Aaron, detta così, sembra quasi che Bruno Contrada sia assolutamente innocente e che la sentenza, insomma, sia stata revocata. Ma sono andate effettivamente così le cose, o è una chiave di lettura diversa quella che bisogna dare? Assolutamente è una chiave di lettura diversa, per il semplice fatto che la sentenza della Corte di Cassazione, che ovviamente va letta, va compreso quali sono i termini con cui si è arrivati a questa decisione diciamo ineseguibilità della sentenza e di improduttività degli effetti penali della sentenza. Ed è proprio qui il quid, diciamo, perché non si tratta di una revoca. La revoca di una sentenza può arrivare solamente in due casi. La prima è nel caso della depenalizzazione di un reato, e non è questo certamente il caso, perché il reato di concorso esterno non è stato depenalizzato, e neanche siamo di fronte a una revisione del processo. Non c'è stata alcuna revisione del processo Contrada, semplicemente la Cassazione, basandosi tra l'altro su una sentenza della Corte Europea che a avviso di diversi addetti ai lavori è assolutamente quantomeno si potrebbe definire non corretta, che non tiene conto della storia proprio dell'ordinamento giuridico italiano, per cui il concorso in un reato è sempre esistito da anni, anni in memoria c'è sempre stato il concorso. Perché il concorso in associazione mafiosa non ci può essere o non deve essere prefigurato? Tanto che gli stessi Falcone e Borsellino, proprio il reato di concorso esterno, lo prevedevano anche all'interno del maxi processo terzo. E la Corte europea di Strasburgo dice che
il reato non era perfettamente configurato e che era configurato solamente a partire dal 1994, ovvero da quando la Cassazione è intervenuta con la sentenza Dimitri. E questo però appunto è un falso storico, nel senso che comunque sia è un falso dichiarare che Contrada è dichiarato innocente. Non è assolutamente così. La sentenza non è stata annullata, sono stati annullati gli effetti della sentenza, che è un'altra cosa. Quindi significa che non è più interdetto ai pubblici uffici, che potrà avere la sua pensione, potrà essere riconosciuta la pensione, e che qualora fosse stato ancora sotto in esecuzione di pena, sarebbe stato scarcerato. Questo è quanto sarebbe avvenuto, ma i fatti che sono stati contestati a Contrada restano certificati anche dalla stessa Cassazione, che non ha annullato la propria sentenza. È chiaro che i fatti, come dice il PM, il sostituto procuratore, la DNA di Nino Di Matteo, i fatti rimangono fatti, cioè comunque ci sono una lunga serie di azioni che aveva messo Contrada in atto, come la concessione della patente a boss come Stefano Contade, Giuseppe Greco, aver agevolato la latitanza a capimafia come Salvatore Inzerino, John Gambino, lo stesso Tutor Riina, oppure intrattenimento di rapporti sempre con Michele e Salvatore Greco, incontri con i boss Saro Ricco Bono e Calogero Musso. E ad accusarlo non ci sono solo i pentiti, come lui dice, che sono solo i mafiosi, ma sono anche ex colleghi suoi, sono magistrati, c'è Carla Del Ponte, Antonino Caponnetto, Mario Almerighi, Vito D'Ambrosio, addirittura Giuseppe Ayala, ma anche la moglie Laura di Nini Cassarà, Laura Cassarà. E questi fatti non possono essere cancellati. Staremo a vedere che cosa avranno scritto la Suprema Corte, cosa avranno scritto i giudici della Suprema Corte, ma chiaramente sembra di essere in una situazione paradossale, dove ovviamente i legali di Contrada hanno marcato i fatti, hanno marcato la situazione, questa sentenza, e subito tanta stampa, ahimè, tanti colleghi della stampa hanno evidenziato qualcosa che in realtà non c'è. È stata riportata in maniera, mi viene da dire, mistificata la notizia, e comunque Contrada si è dichiarato naturalmente felice, perché l'onore e la coerenza di chi ha servito lo Stato, come lui dice, è stata riabilitata. Ma ti chiedo, Aaron, in realtà Contrada a quale Stato ha servito? Questa è una bella domanda, è la domanda forse, perché forse ha ragione lui che dice appunto che è un servitore dello Stato, ma la domanda che dobbiamo rispondere è proprio quale Stato ha servito, forse quello legato ai servizi o legato ad altre logiche, non quelle diciamo chiare e limpide. Bruno Contrada per esempio dovrebbe spiegarci per quale motivo i servizi nell'estate del 92 si occuparono in qualche maniera del caso Borsellino, della strage di Via D'Amelio, se ne occuparono direttamente, addirittura su richiesta del procuratore capo di allora della procura di Caltanissetta, Tinebra, e praticamente se ne occuparono al punto che mandarono due informative. La prima, dove veniva certificato, diciamo, che la colpevolezza in qualche maniera dei luoghi delle famiglie della Guadagna o quantomeno dell'individuazione della macchina di Borsellino, che fu stata utilizzata, il luogo in cui era stata ricoverata la macchina di Borsellino, indicando la zona, diciamo, di provenienza dove questa era stata individuata. La seconda cosa riguarda le informazioni che sono state date rispetto a Vincenzo Scarantino, evidenziando un'informativa in cui si evidenziavano tutti quanti i rapporti mafiosi di Vincenzo Scarantino con la famiglia mafiosa della Guadagna, con la sua parentela con Profeta, quasi ad indicare che su di lui bisognava puntare in qualche maniera.
pur di portarlo, diciamo, a dare un input a quelle forze di investigazione che si stavano in quel momento adoperando. E queste cose ce le devono spiegare, nessuno è riuscito a spiegarle, e lui stesso non è riuscito a spiegare il perché si puntava molto, si davano queste informazioni. Aaron, il Contrada ha preso il posto di chi era stato ucciso prima di lui, aveva quindi preso un posto di responsabilità, e tutti avevano visto in quest'uomo un fedelissimo, diciamo ora, un fedelissimo servitore dello Stato. Non sappiamo quale Stato in effetti abbia servito, ma la domanda che dovremmo anche porci è: questi funzionari dello Stato sono sufficientemente preparati per affrontare situazioni di così estrema delicatezza? Cioè, voglio dire, se avessimo avuto un Contrada non suscettibile di indagini o di processi, saremmo riusciti? Queste sono ipotesi, naturalmente, che non hanno nessuna razionalità, però sono ipotesi. Voglio dire, siamo al punto di partenza, con o senza Contrada? Abbiamo funzionari preparati per affrontare queste situazioni? Questa è la domanda che dobbiamo porci. Al di là dei giudici, i funzionari sono preparati? Abbiamo gente preparata per mettersi in una, come si dice, in una fogna dove inevitabilmente devi sporcarti? Ma io non so se oggi i servizi di sicurezza sono in grado o sono preparati adeguatamente per il contrasto alle criminalità organizzate o meno. Io credo che i servizi di sicurezza recitano un ruolo, e poi probabilmente, come dichiarano anche altri soggetti che sono stati sentiti nel corso della storia, in passato, in altri processi, come l'inchiesta sulla Rosa dei Venti o altri ancora, si parla chiaramente di un come se ci fosse una sotto un doppio livello, diciamo, di operatività dei servizi di sicurezza, e come in passato ci sono state altre strutture paramilitari di cui non sapevamo l'esistenza e che pure operavano nel nostro paese. Quindi diciamo che la domanda forse che ci dovremmo fare è proprio quella, non tanto se i nostri servizi sono pronti o meno. Ci sono stati dei soggetti che hanno proprio dichiarato il fatto che la componente segreta, tra virgolette, non quella dei servizi ufficiali, era molto più forte a livello decisionale rispetto a quella titolare ufficiale. Dovremmo chiederci se i soggetti, quali soggetti, diciamo, fanno parte dell'una o dell'altra, se possiamo avere garanzie effettivamente, se noi non possiamo sapere se sono pronti i nostri servizi per la cattura di Messina Denaro, quando al tempo stesso da collaboratori di giustizia ci viene detto che lo stesso Matteo Messina Denaro ha parlato di un progetto di attentato per Nino Di Matteo, indicando anche il coinvolgimento di eventuali soggetti vicini ai servizi segreti o comunque a figure paraistituzionali o istituzionali, gli stessi che hanno voluto la morte di Borsellino. Cioè, diciamo che è molto complesso avere una... Essere preparati significa anche sapere che arriveranno queste bordate, sapere che queste situazioni si verificheranno. Cioè, voglio dire, la purezza e il purismo giuridico, come viene definito, non può essere sempre invocato quando ci sono persone che devono immergersi, come dicevo prima, nella fogna. E quando ti immergi in questa fogna per prendere i pezzi di fogna, non sappiamo quanto ti sporchi e quanto questo sporco riesce a toglierlo. Per questo parlavo prima di preparazione di funzionari pronti ad affrontare queste specifiche situazioni. Ma il problema è di fondo, Ugo, perché l'ordinamento giuridico prevede per esempio che i servizi rispondono direttamente al Presidente del Consiglio, i servizi di sicurezza. Mentre invece la polizia giudiziaria
quindi vari apparati come le forze di polizia, i carabinieri, i guardie di finanza rispondono all'autorità giudiziaria. E di fatto abbiamo molte volte, purtroppo nel corso della nostra storia, abbiamo avuto delle situazioni in cui soggetti appartenenti a, che devono essere funzionari di polizia giudiziaria e quant'altro, non hanno riferito all'autorità giudiziaria in nome di non si sa bene quale mandato, quindi adoperavano o operavano in maniera fuori dalla legge, e quindi con quell'atteggiamento tipico dei servizi di sicurezza. Cioè, queste sono le situazioni che ci sono state, quindi io non so veramente fino a che punto possiamo parlare di corretta preparazione nell'andare fino in fondo, come dicevi tu, sporcarsi nel fango e poi eventualmente uscire fuori. Io credo che nello sporcarsi nel fango bisogna stare molto attenti, perché poi dopo magari ci si confonde. Quindi sono sempre stati, ovviamente, i servizi di sicurezza hanno sempre operato al limite borderline, però al tempo stesso mi viene da dire che di fronte a quanto avvenuto nel nostro paese, diciamo che certi compromessi non possono assolutamente essere accettati. Certo. Aaron, riportando un attimo l'attenzione sul processo trattativa Stato-mafia, c'è un articolo a firma di Lorenzo Baldo intitolato "Trattativa, Vara, Borsellino ucciso perché non si è messo da parte". Parliamo di Ciro Vara, l'ex boss di Vallelunga, fedelissimo al capomandamento del Misseno Piddu Madonia. Dunque Aaron, Borsellino è stato ucciso perché non si è messo da parte, ma da cosa si doveva mettere da parte? Da una trattativa che era in corso e che riteniamo sia ancora in corso tra lo Stato e la mafia? Beh, questa è l'ipotesi dei PM di Palermo, questa era l'ipotesi dei PM di Caltanissetta prima che eventualmente in parte hanno dichiarato che non hanno trovato abbastanza elementi che certificasse che Borsellino sapesse la trattativa. Diciamo che di elementi ce ne sono diversi in realtà del fatto che Borsellino la sapesse. Io ne cito uno su tutti, che penso che è quello più importante, anche se è venuto a qualche anno di distanza, che è quello di Agnese Borsellino. Proprio Agnese Borsellino ha dichiarato che il marito le disse che era in corso una trattativa gli ha detto diverse cose, gli ha parlato che stava vedendo la mafia in diretta nei giorni immediatamente successivi all'interrogatorio con Gaspare Mutolo, dove a detta di Gaspare Mutolo apprese per la prima volta di Contrada, proprio il nome di cui facevamo prima, e di Signorino. Nomi pesanti all'epoca del fatto proprio che quanto questi erano in rapporti con la mafia, erano comunque avvicinabili e quant'altro. Questo è il fatto, diciamo. Poi dopo abbiamo anche noi, purtroppo fino in fondo forse non si saprà mai cosa Borsellino avesse realmente scoperto. Abbiamo dei pezzi, possiamo avere delle intuizioni, forse molto di quello che aveva scoperto l'aveva scritto in quell'agenda rossa. Sappiamo per certo che il 25 giugno del 92, in una dichiarazione pubblica, lui disse di poter essere in grado di aiutare le indagini sulla strage di Capaci, in quanto era possessore di alcune interpretazioni, di alcuni elementi, diciamo, che avrebbe rivelato l'autorità giudiziaria, e non chiaramente in pubblico. E altrettanto sappiamo che la procura di Caltanissetta non lo chiamò mai a verbalizzare quelle dichiarazioni. Era previsto, l'abbiamo appreso questo al Borsellino Quater, 2 giorni dopo la morte in via D'Amelio. Cioè, siamo proprio all'assurdo. Rispetto sempre alla dichiarazione di Vara, insomma, si è parlato un po' di tutto, dai collegamenti politici di Cosa Nostra al tentativo da sempre messo in atto di alleggerire il 41 bis. Quali sono stati, secondo te, i punti salienti delle sue dichiarazioni? Beh, sicuramente per quanto riguarda i collegamenti politici di Cosa Nostra, alla fine
ha confermato, diciamo, quanto aveva dichiarato già in precedenza, sempre al Borsellino Quater, sui contatti che c'erano stati tra Cosa Nostra e Forza Italia. Ha parlato proprio del fatto che c'era entusiasmo all'interno delle cosche per votare questo movimento politico che era appena nato al tempo, tra le fine del 93 e i primi del 94. E per quanto riguarda invece il 41 bis, è arrivata una dichiarazione pesante per certi versi, perché praticamente indica come proprio Provenzano aveva dichiarato a Mimmo Vaccaro, un alter ego del boss Piddo Madunia, che gli aveva detto proprio del fatto che per parlare del 41 bis, per cercare di risolvere la questione 41 bis, aveva avuto un contatto con la Chiesa in qualche maniera. E quindi anche va ricordato chiaramente, questa è una frase molto interessante e importante, perché ci sono degli elementi che sono emersi nel corso del processo, nel corso delle indagini, proprio dell'ingerenza che alcuni cappellani militari hanno fatto nella sostituzione all'interno del DAP di Nicolò Amato con Adalberto Capriotti, e quindi anche della nomina di Francesco Di Maggio, cappellani che andavano a parlare direttamente con il capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro, e piano piano poi si è arrivati a quell'ammorbidimento che veniva diciamo in qualche maniera auspicato dallo stesso Capriotti in una lettera formale, proprio in uno dei primi atti che Capriotti fa quando diventa direttore del DAP, del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. E questi sono dati oggettivi, per questo io dico che diventa interessante quello che ha detto Vara, sicuramente un dato particolare sarebbe da approfondire, capire. Certo, è un ammorbidimento, Aaron, che stanno chiedendo contestualmente in questo periodo tanto Totò Riina quanto Marcello Dell'Utri. Entrambi dichiarano, Totò Riina magari in maniera un po' più corposa, vuoi per le pluripatologie, vuoi per l'età. Marcello Dell'Utri ha prodotto anche egli documentazione sanitaria. Pare che i due, lo stato di salute dei due sia incompatibile col regime carcerario. Appare curioso che immediatamente dopo la richiesta di Riina sia sopraggiunta quella di Marcello Dell'Utri, che ricordiamo sta scontando una pena in carcere per concorso esterno, giusto Aaron? Sì, in associazione mafia. Sta scontando la pena. Sta scontando la pena. Che è singolare che in questo periodo, non è mai successo che un detenuto per concorso esterno in associazione mafiosa, cioè che gli viene data la possibilità di essere intervistato così. È la prima volta che questo accade, è singolare che accada in questo momento storico. Esattamente, perché ricordiamo c'è stata un'intervista mandata in onda la settimana scorsa, proprio fatta a Marcello Dell'Utri all'interno del carcere. Sì. Scusami, era giusto un inciso perché magari poteva essere sfuggita a qualcuno. Senatore. Sì, assolutamente sì, ma ci sono proprio una serie di cose particolari che sono accadute. Di fatto, innanzitutto c'è anche il dato che è, è molto singolare tutta questa situazione, perché inizia appunto la Cassazione che di fatto rilegge, invocando il diritto alla morte dignitosa di Riina, come se fosse insomma la cosa più normale di questo mondo, che un boss stragista, un boss come lui che ha sciolto bambini nell'acido e quant'altro, fatto le stragi eccetera eccetera eccetera, possa tornare a casa nel suo letto come se nulla fosse. Allo stesso modo è accaduto che Forza Italia ha chiesto formalmente al PD di ammorbidire in qualche maniera il codice antimafia, soprattutto per quanto riguarda la proposta di allargare le maglie dei sequestri di beni per quanto riguarda i reati di corruzione e concussione.
Marcello Dell'Utri proprio va a chiedere di tornare anche lui per motivi di salute. Io l'ho vista quell'intervista, sta in grandissima forma Marcello Dell'Utri. L'ho vista anch'io. Anche, che nonostante diciamo ha scontato solamente 3 anni su 7 del concorso esterno, ha ottenuto questo permesso di farsi intervistare, tra l'altro non si è mai pentito, addirittura è arrivato a definirsi prigioniero politico e a benedire quello che è il governo eventuale prossimo futuro con un'alleanza tra Renzi e Berlusconi. E oltre a questo, tra l'altro con l'intervistatore che lo chiamava senatore e non ex senatore, cioè proprio siamo all'assurdo. Proprio. E poi c'è stata questa cosa della Cassazione che ha annullato le conseguenze appunto della condanna definitiva, non la sentenza. Diciamo che ci sono delle operazioni in atto che stiamo notando tutti. È singolare che avviene a 25 anni dopo delle stragi. È ovvio che la sentenza Contrada, più che Contrada, che ha già scontato la pena, potrebbe in qualche maniera aiutare proprio Dell'Utri a uscire di carcere, perché gli anni in cui si parlerebbe, perché non sappiamo le motivazioni della sentenza della Cassazione, cosa si dice, in cui si parlerebbe, sarebbero gli stessi medesimi di quelli di Contrada, perché si parla di un reato, se è vero come che viene adottato il criterio della Corte Suprema di Strasburgo, della Corte di Strasburgo, significa che il reato sarebbe poco chiaro prima del 1994, la sentenza Dell'Utri arriva fino ai fatti del 1992. Ecco le problematiche, diciamo, che ci sono dietro. Ma non cancellerebbe anche in quel caso, eventualmente Dell'Utri non verrebbe, non vedrebbe cancellati, a meno che non ci fosse un processo di revisione, la sua condanna, vedrebbe cancellata gli effetti penali. Ma sembrerebbe quasi, Aaron, che qualcheduno sia arrivato al punto di batter cassa. Diciamo che da qualche tempo si ha questa sensazione, perlomeno io in parte l'ho avuta quando sono uscite le dichiarazioni di Giuseppe Graviano, il boss di Brancaccio, detenuto nel carcere di Ascoli. Nelle intercettazioni fa un chiaro riferimento a questa sua volontà di battere cassa. Diciamo che a un certo punto lui proprio lo dice chiaramente: io il resto della mia vita non lo voglio passare in carcere. Sì. La sensazione che si ha, perché comunque Rina è uno, ma qualche giorno fa anche Farinella è stato dichiarato, sempre la Cassazione ha detto che un boss a 90 anni e passa potrebbe essere non riconosciuto il 41 bis, cioè ci sono dei segnali strani da questo punto di vista, ma la sensazione che ho visto, che in molti chiedono che questo provvedimento carcerario venga in qualche maniera ridotto nonostante sia già avvenuto, è molto diverso il 41 bis di oggi rispetto a quello restrittivo di un tempo. Di fatto ancora la situazione non è certamente tranquilla da questo punto di vista, non possiamo assolutamente noi siamo abbastanza preoccupati, insomma, di queste manovre che stanno avvenendo e che rischiano di minare alla base, diciamo, quanto era stato conquistato con fatica e anche con sangue, mi viene da dire, perché Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, soprattutto Giovanni Falcone si era adoperato proprio per far sì che determinate leggi venissero accolte, e guarda caso queste leggi sono state accolte soltanto dopo la morte dei due magistrati, non prima. La sensazione infatti è che si stia preparando il terreno per qualcosa di eclatante, si stanno mettendo insieme delle situazioni a configurare un puzzle molto poco rassicurante. Ma la sensazione è che ci sono delle azioni in atto a livello nazionale e a livello internazionale. Io credo sempre che, così come nel 1992, ciò che accadrà nel nostro paese o che potrebbe accadere nel nostro paese ha ovviamente una parte di riflesso a livello internazionale, nel senso che trae le sue radici nell'ambito internazionale. Per fare un esempio concreto e specifico, nel 1992 il crollo della Prima Repubblica e la nascita della Seconda coincide perfettamente con gli effetti che ci sono stati a livello internazionale con la caduta del muro di Berlino.
e quindi significa che poi gli effetti che si sono ripercossi nel nostro paese proprio negli anni immediatamente successivi, nei primi anni 90. All'inizio nessuno poteva pensare che ci sarebbe stata la fine diciamo del comunismo, dell'URSS e quant'altro, invece questo è avvenuto e ha portato tutta una serie di cambiamenti in tutti gli stati europei, e l'Italia si è adeguata anche a questi cambiamenti con quei partiti che erano diciamo garantisti di un eventuale non ascesa, e quei partiti che fino a quel momento erano stati i garanti diciamo della non discesa politica da parte del Partito Comunista Italiano, sono stati modificati da altri partiti, e gli effetti sono quelli che abbiamo tutti quanti visto, insomma, cioè c'è stato il ventennio del berlusconismo, ci sono oggi, si possiamo chiaramente dire che i partiti non esistono più, esistono questi agglomerati, questi in qualche maniera, chiamiamole così, forze politiche, ma faccio fatica, sono comunque forze politiche più populiste che altro, io le metto tutte sullo stesso piano, dalla destra di Berlusconi, dalla sinistra di Renzi all'azione del Movimento 5 Stelle di Grillo, parlano in maniera populista, non si parla più in maniera diciamo in quella maniera che ha prodotto forse la Costituzione più bella del mondo, che è quella italiana, quindi quel dialogo che magari poteva esserci di confronto, che poi stava portando al compromesso storico Moro-Berlinguer, insomma queste cose non le vedremo più. No, non le vedremo più, Aaron, di questo sono convinta anch'io, purtroppo. Bene, sono le 22:52, io ricordo a tutti gli ascoltatori che Aaron Pettinari, oltre ad essere il caporedattore di Antimafia 2000, è anche autore del libro Quel terribile 92, in libreria, per in cui sì, certo, per, ma guarda, cui anche in un'edicola, per esempio a Milano c'è un amico che mi ha detto che l'ha messo nella sua edicola, quindi ecco, vedi, potrebbe, quindi si può dire in, vabbè, allora non ho sbagliato del tutto insomma. In edicola a Milano, aggiungiamo a, ecco, circostanziamo per la ora situazione in edicola a Milano, speriamo in edicola in tutta Italia, perché le edicole insomma sono battutissime, a differenza delle librerie purtroppo, al di là dei grandi marchi, quindi tutti i nostri ascoltatori possono naturalmente informarsi su quelli che sono gli appuntamenti di presentazione che Aaron ha nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, sarà in giro per l'Italia, tra l'altro approfitto per dire che Aaron sarà anche a Bari il 25 luglio, sì. 25 luglio presso il Caffè dei 100 Passi, per cui è in corso la preparazione di questo evento, naturalmente sarà possibile seguirlo con una diretta streaming, e vi invitiamo naturalmente all'acquisto di questo libro che riporta una memoria corale, quindi non una memoria individuale, pertanto priva di retorica. Ringraziamo quindi Aaron Pettinari per l'intervento di questa sera, ti auguriamo buon lavoro e ci vediamo a Palermo. Grazie a voi, ci vediamo presto. Ciao Aaron, certo, buon lavoro. Grazie Aaron. Tanto. E passo la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Abbiamo scoperto di avere qualche altro ministro, Massimo? No, più che altro mi piacerebbe sapere se scopriamo qualche altro giornalista che seriamente e professionalmente come Aaron Pettinari dà queste notizie sui circuiti nazionali, quelli che vengono visti, come dire, dalla tutta la massa della gente. Ecco, questo. Poi di ministro vediamo un po'. Allora Antonella, siamo sempre alla ricerca, Massimo. Siamo sempre alla ricerca, no? Infatti io un giorno, quando ci sarà una prossima conferenza con Nino Di Matteo, ad esempio, i magistrati che hanno, Nino Di Matteo, anche Scarpinato, Calabrese, eccetera, questi magistrati che sono in prima linea, coloro che praticamente, in modo particolare Nino Di Matteo, che ha sostituito, diciamo così, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, quando saranno le conferenze vorrei vedere se c'è qualche televisione, qualche testata, qualche giornalista, se no ci metto un cartello, cercasi giornalisti, appunto perché sono tali e dovrebbero essere presenti. Non si capisce come manca il giornalista che dovrebbe essere lì in un evento così importante in Italia, che abbiamo questo cancro mafia,
non ho capito, ci sono delle conferenze con i magistrati di prima, in prima linea manca i giornalisti, ma che discorso è questo? Ma che giornalisti abbiamo attorno? Ma che, non so, vengono formati, ma non si capisce bene. Ma comunque, ad ogni modo, posso anche fare un esempio concreto: a Venezia, quando venne Nino Di Matteo, non ci fu una, non ho visto una telecamera, non ho visto una macchina fotografica, non ho visto niente di giornalisti. Questo è il punto che preoccupa, questa cosa qua è preoccupante. L'informazione la facciamo noi come volontariato, come passione, che per condurre una testata, per condurre trasmissioni come queste qui, come fate voi, come fanno e altri nostri amici, praticamente devono avere un altro lavoro, che ci si fa due scatole così dalla mattina all'alba fino alla sera, di notte, no, per poi queste ore fino a mezzanotte che rimangono, queste pochissime ore, ci mettiamo qui a fare informazione concreta e seria. Questo è il discorso da fare e da sottolineare. Sfido chiunque a venirmi a dimostrare il contrario. Allora, veniamo adesso alla parentesi delle notizie. Dunque, come consuetudine qui su queste trasmissioni, sia su Spazio Aperto che su Osservatorio Antimafia, allora c'è un aggiornamento per quanto riguarda gli incendi, perché sul Vesuvio, ecco, riprendiamo questa notizia in sintesi, ecco, sui roghi attorno al Vesuvio e diversi comuni della provincia di Napoli, perché non è solo il Vesuvio, c'è anche altro, si indaga per incendio doloso, lo comunica la procura di Torre Annunziata. Per ora le accuse sono rivolte contro ignoti. Andiamo avanti, abbiamo Grasso che rinvia a domani la seduta per quanto riguarda i vaccini. La seduta in aula al Senato per l'esame del decreto vaccini è stata sospesa dal presidente Grasso, che ha rinviato a domani l'esame del decreto legge. Vediamo se abbiamo altre news in conclusione. Sì, ce n'è una dall'estero, Tripoli. Dunque, l'uso dell'aviazione contro l'immigrazione illegale lo chiede il premier libico. Forze armate che rispondono al governo di unità nazionale. Siete pregati di prendere immediatamente e urgentemente le vostre misure di partecipazione alla lotta contro l'immigrazione illegale e il traffico di carburanti e i suoi derivati attraverso l'uso dell'aviazione e servendovi della forza in caso di necessità per impedire, in collaborazione con il comando delle forze marittime, questo crimine. Così il governo libico insediato a Tripoli. Al momento non ci sono novità, c'è solamente, purtroppo, ecco, lo vedo qui, vi dico subito la fonte, il Televideo, che c'è un'ultima ora dove parla di una, siamo a Roma, una donna trascinata dal treno, la quale sembra che sia grave. Ha cercato di salire, vediamo un po' di leggere un po', ha cercato di salire su un convoglio della metro B di Roma, ma è rimasta incastrata con le borse della spesa tra le porte ed è stata praticamente trascinata per alcuni metri. È successo alla fermata Termini. La donna è stata soccorsa in codice rosso e trasportata all'ospedale di San Giovanni. Il servizio della metro B e B1, informa ATAC sul sito web, è interrotto tra San Paolo e Castro Pretorio con istituzione del servizio navetta bus. Regolare da Castro Pretorio a Rebibbia Ionio e da San Paolo alla Laurentina. Questa, purtroppo, questa è la notizia triste di cronaca. Alle 22:59, quest'oggi siamo anche in orario, Antonella, io vi restituisco la linea e vi auguro naturalmente una buonanotte anche ai nostri ascoltatori e altresì al nostro patron, come diceva Mike Buongiorno quando faceva le trasmissioni su Tele Milano, poi è diventata Canale 5 quando ha preso tutte le frequenze delle TV locali, no? Allora diceva il nostro patron, si riferiva a Berlusconi, no? Ecco, io dico adesso al nostro patron Rosario Moreno, che con questo bellissimo progetto ha fatto in modo di poter convogliare un flusso di informazioni e notizie molto interessanti, approfondimenti, facendo emergere una informazione corretta. Grazie doppiamente, Antonella Intranò e Ugo Lombardi, a voi la linea. Buonanotte a te Massimo, grazie per essere stato con noi anche questa sera, grazie a Rosario Moreno per averci supportato con la sua regia da Treviso e grazie soprattutto agli ascoltatori che ci hanno ascoltati, perdonate la ripetizione, fino a quest'ora tarda.
Noi vi diamo appuntamento a lunedì a Palermo, potete seguire lo streaming e trovate l'indirizzo sul sito di antimafia2000.com e vi auguriamo la buonanotte. Buonanotte, arrivederci Massimo, arrivederci Rosario. Buonanotte a tutti. Buonanotte.